Sempre per questa categoria andiamo a vedere il team legale dell'anno, boutique di eccellenza, contratti di agenzia e di distribuzione commerciale. Il premio va allo studio legale Menichetti. Per l'ampia preparazione ed esperienza sin dalla sua nascita nel diritto della distribuzione commerciale, in particolare del contratto di agenzia. Per l'elevata specializzazione, la tempestività di risposta, la correttezza e lealtà nei rapporti con i clienti e la concreta conoscenza del mercato. E andiamo a salutare l'avvocato Andrea Dellomarino, partner studio legale Menichetti. Buonasera. 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 Grazie della presentazione. Benvenuto. Le chiedo un commento, appunto. Abbiamo centrato i punti giusti nella motivazione. Sì, volevo preliminarmente sottolineare che il nostro studio, con questo premio che ci avete riconosciuto quest'anno, è per il 7° anno consecutivo vincitore di un premio delle fonti. E quest'anno ci viene riconosciuto sempre nell'ambito di quelli che sono le materie di diritto del lavoro, nell'ambito appunto dei contratti d'agenzia, che il nostro studio, così come tutte le altre materie di cui l'articolo 409 CPC ha sempre seguito sin dalla fondazione da parte del professor Menichetti nell'ormai lontano 1969. Quindi è oltre 50 anni dalla fondazione e la materia dell'agenzia è sicuramente una di quelle che in lo studio, come dicevo, ha sempre seguito fin dall'inizio. Voglio ricordare che il professor Pier Rudolfo Menichetti, fondatore dello studio, già nel 1980 pubblicava sui quaderni della rivista di diritto del lavoro il libro Rapporti di agenzia e discriminazione per motivi sindacali, attestando così l'interesse che lo studio ha sempre avuto per quello che riguarda anche questa materia. Certo. E d'altro canto lo studio ha sempre seguito anche a livello internazionale i contratti tipici ed atipici della distribuzione commerciale, anche in qualità di socio di ELEX, Euro Latam Lex, che è un'associazione internazionale di studi legali avendo sede a Madrid. Ecco, avvocato, visto che abbiamo parlato di correttezza e lealtà nei rapporti con i clienti, come avete gestito i rapporti con i clienti in questi ultimi mesi? Ma lo studio fortunatamente è sempre riuscito a rimanere aperto, anche perché la sede principale è a Verona, quindi anche se la sede di Milano è rimasta chiusa, le sede di Bolzano e la sede di Trento non abbiamo più potuto recarci, la sede di Verona e la sede della provincia di Verona, che è l'altra sede di Legnago, sono sempre rimaste aperte e lo studio ha sempre fornito quindi un servizio puntuale e tempestivo tramite i soci anche in questo periodo. Per di più, essendo, come dico, la nostra una materia che è stata grandemente interessata dalla legislazione emergenziale, direi che anche questi mesi per noi sono stati molto impegnativi e molto fattivi, tenuto anche conto della tipologia di clientela di grande rilevanza che ha lo studio. E quindi posso dire, ma senza utilizzare falsa modestia, che lo studio è riuscito a fronteggiare anche in questi mesi così difficili della pandemia la situazione, offrendo un puntuale servizio a tutta la propria clientela. Va bene, d'accordo. Quindi insomma, sempre di buon auspicio anche per il futuro. Non vi siete fermati in periodo di lockdown, figuriamoci da adesso in avanti. Certamente così, come il lavoro è poi in questi giorni, in queste settimane, dopo la fase diciamo più dura, anche grandemente riaumentato, quindi siamo molto fiduciosi anche nel futuro e riteniamo di aver fatto per la nostra clientela, come sempre, un bel lavoro, un buon lavoro. E quindi riteniamo che anche il riconoscimento che ci avete dato pure quest'anno sia un'ulteriore conferma dell'attività che lo studio legale Menichetti ha fatto, che sta facendo da oltre 50 anni. Ottimo, questi sono riconoscimenti che sono decisi dal comitato scientifico proprio delle Fonti Awards. Grazie all'avvocato Andrea Dellomarino, partner dello studio legale Menichetti, e buona serata.
Grazie, buona serata. Grazie. Noi andiamo in pubblicità e subito dopo torniamo con la categoria diritto del lavoro. Continuiamo su questo tema.